Ciao a tutti, diavoletti! Riuscite a lasciare un mi piace in 5 secondi? Soltanto 5 secondi, sono molto pochi, Anton, ma 5, 4, 3, 2, 1... Cosa? Ci siete riusciti a lasciare un mi piace in 5 secondi? Siete super bravissimi! Sì, super bravissimi, ma... Perché siete super bravissimi? La sabbia in bocca. Attenzione. Ok, Anton, ma cosa stiamo facendo? Dillo a tutti. No, non lo dirò, perché prima devono risolvere una sfida. Eh sì, guardate, questa è una sfida. Voi non riuscirete mai a risolvere questa sfida. Scommetto. Sembra molto difficile, molto, molto difficile, molto difficile. Riuscite? Riuscite a trovarmi in questa foto? Fra tutti questi funghi? Eh sì! Dov'è, Anto? Qui ci sono tantissimi funghi e c'è la mia faccia da qualche parte. Quindi riuscite a trovare la faccia di Anto nascosta fra tutti questi funghi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cosa? Mi avete visto? Siete super bravissimi! Adesso salutiamo... Non c'è ombra di dubbio, siete super bravissimissimi! Adesso salutiamo, salutiamo... Giusy! Ciao, Giusy! Ciao, Giusy, un bacione! Ok, diavoletti, ma oggi è una giornata super bellissima perché noi... stiamo rilassando su questi lettini super bellissimi. È una giornata bellissima, il cielo è bellissimo, il mare è bellissimo, la sabbia è bellissima, ma... c'è un unico problema. Quale problema? Non è proprio un problema, ma mi spaventa moltissimo. Lì, su quella sabbia, proprio in quel punto, ci sono tantissime api. Cosa? Diavoletti, Vinci ha ragione. Non so cosa stiano facendo, ma sono lì. Diavoletti, perché ci sono delle api proprio vicino a noi? Sai, Anto, io ho moltissima paura delle api, anche se sono super carine, ma io ho paura. Sì, io e Vinci abbiamo tantissima paura delle api. Guardate, ma cosa stanno facendo? Non capisco, diavoletti. Cercate di capire cosa stanno facendo quelle api. Diavoletti, ok? Vinci, io ti do un consiglio. Eh sì, io do un consiglio a Vinci. Okay, qual è il tuo consiglio? Il primo consiglio è... via. No, non devi andare via dalla spiaggia, non ho detto questo. Vinci, io non ho detto di andare via. Perché vai via? Sei pronto? Le api stanno volando. Aiuto, le api stanno volando. Ok, Vinci. Vinci! Vinci, dai, io ti dico una regola. Non devi muoverti. Eh sì, se vedi un'ape, devi restare così. Immobile, esatto, immobile. E non devi muoverti, va bene? Se no l'ape... Sbattere gli occhi almeno? Non puoi sbattere neanche gli occhi. Vinci, devi restare immobile se vedi un'ape... Oh, un'ape... Diavoletti, ho veramente molta paura delle api, ma non dobbiamo pensarci. Adesso sono andate via? Eh sì, le api sono andate via. Dai, Vinci, possiamo divertirci sulla spiaggia. Cosa? Vinci, ma non ho detto che devi restare immobile per tutta la giornata. Adesso Vinci non vuole più muoversi. Aiuto! C'è una persona che non vuole più muoversi qui. Cosa? Vinci non vuole muoversi. Ehi, Vinci? Ok, se tu non vuoi muoverti, se tutti i diavoletti sono d'accordo, io devo fare un grandissimo scherzo a Vinci. Siete d'accordo? Sì, ok. Allora, visto che Vinci non si muove e non mi sta più rispondendo... No, Vinci non mi risponde. Guardate. Vinci, ci sei? No, non mi risponde. Ok, allora noi prendiamo la sabbia. Eh sì, prendiamo tantissima sabbia. Perché a Vinci non piace la sabbia, vero? E noi la lanceremo sulla faccia di Vinci. Ok? Ok? Ci siamo avvicinati. Ecco, siamo vicino, Vinci. E adesso noi lanceremo tantissima sabbia sulla faccia di Vinci perché... No. Cosa? Vinci, ma perché proprio... mi ha lanciato la sabbia addosso! Te l'aspettavi? Cosa? Ah! No! Ah! No! Oh no! Vinci, mi hai riempito di sabbia! Ne vuoi altra per caso? Perché qui ce n'è in abbondanza. No, Vinci, basta sabbia. C'è troppa sabbia. Mi hai lanciato anche la sabbia nelle orecchie. E guarda, c'è anche nella mia maglietta. Nel tuo taschino c'è della sabbia.
Ecco, sì, okay. Vinci, dai, basta, mi hai riempito di sabbia. Ma tu volevi lanciarmi della sabbia soltanto perché io ero immobile per colpa delle api? Chi è che ci sta chiamando? Diavoletti, io sto sentendo un telefono. Sì, e proviene proprio dai nostri lettini. Vinci, sta chiamando qualcuno, dobbiamo rispondere. Diavoletti, c'è qualcuno che sta chiamando? Proviene da questa borsa? Ok, è andata via. Ok. Il suono proviene da questa borsa. Cosa? Il tuo telefono sta squillando? Diavoletti, il telefono di Vinci sta squillando? Ok. Vinci? Hanno inviato un messaggio? Cosa dice? Ok, diavoletti, state per leggere un messaggio veramente super scioccante. Ok, Anto, cosa dice? Vinci, secondo me dobbiamo andare via da questa spiaggia. Diavoletti, guardate. Oggi succederà una cosa bruttissima. Aspettate un minuto. Cosa? State per... Cosa dice Anto? Vinci, noi dobbiamo andare via da questa spiaggia. Diavoletti, siete d'accordo con me? Sì, perché quel messaggio dice che oggi succederà qualcosa di bruttissimo. Diavoletti... Io ho molta paura, cosa succederà? Ci sono tantissime api... Se un'ape ci pungesse. Se un'ape ci pungesse? Se un'ape ci pungesse. Qui. Qui. Oppure sul piede. Qui. Vinci, ok. Potrebbe pungerci dappertutto. Continuiamo a leggere. Questo messaggio è molto importante, quindi aprite bene gli occhi e guardate bene su questa spiaggia. Oggi succederà una cosa bruttissima. Ho già letto. Aspettate un minuto. State per sentire un avviso. Un avviso, noi stiamo per sentire un avviso, ok? Ok. Quindi restiamo qui e aspettiamo che ci dicano questo avviso. Ok, diavoletti, dobbiamo aspettare soltanto un minuto. Soltanto un minuto. Vinci? Dai, cosa succede fra un minuto? Ok, un minuto è passato. Ma perché non succede niente? Forse so... Un allarme. Ok, diavoletti, c'è un allarme su questa spiaggia. Vinci, vai a nasconderti, c'è un allarme! Cosa? Ok. Vinci, adesso è proprio lì dietro. Vinci, resta lì, va bene? Perché cosa? Ok, diavoletti, devo nascondermi anch'io. Mi nascondo dietro questo ombrellone? Ok, nascondiamoci qui dietro. Ok, diavoletti, dobbiamo ascoltare cosa dice l'avviso. Ho veramente molta paura, restate con noi. Attenzione! Adesso arrivano tantissimi mostri che dovete sconfiggere. Attenzione! Cosa? Cosa? Diavoletti? Avete sentito? Tu hai sentito? Adesso arriveranno tantissimi mostri che dovete sconfiggere? Arriveranno tantissimi mostri su questa spiaggia? Noi dovremo sconfiggere tutti i mostri? Vinci? Il primo? Il primo mostro è proprio dietro di te! C'è il Grimace? Diavoletti! Guardate, c'è il Grimace! Oh no, c'è proprio il Grimace? Sulla spiaggia? Ok, Vinci, dobbiamo allontanarci! Vinci, il Grimace è proprio qui, dobbiamo scappare! Scappa da questa parte! No, non è il momento di cadere proprio adesso! Ok, Anto, adesso mi dici, cosa ci fa il Grimace qui? Nasconditi! È terribile, c'è il Grimace proprio lì, abbiamo visto tutti il Grimace. Vinci, il Grimace ci sta seguendo, guarda! È proprio lì! Ok, il Grimace sta continuando a seguirci, ma cosa vuole il Grimace da noi? Non lo so. Ok, ma come facciamo a sconfiggere il Grimace? Noi siamo su questa spiaggia e il Grimace deve allontanarsi. No, di certo non si allontanerà con della sabbia, ma proviamoci. Aio. Vinci, si sta avvicinando. Va via. Si sta avvicinando, guarda. Oh no, neanche la sabbia fermerà il Grimace. Ma perché il Grimace ci sta seguendo? Si sta avvicinando. Aiuto, dobbiamo scappare, Vinci, vieni. Ok. Il Grimace non si ferma neanche con della sabbia. Salto. Grimace, non avvicinarti a noi! Grimace, non avvicinarti! Non credo che il Grimace abbia paura di quest'anto. Che cos'è, un remo? Non lo so. Ok. Diavoletti, forse possiamo andare sulla barca e possiamo scappare in mezzo al mare. Anto,
Che c'è? Ci sono delle api che ci stanno circondando. Vinci, dobbiamo pensare al Grimace. Lo so, Anton, ma aspetta, ci sono tantissime api qui. Guarda, il mio cappello, prendi il mio cappello. Stanno avvicinando a noi. Ok, dai, Anton, hai un modo per sconfiggere Attenzione. Il Grimace. Per sconfiggere il Grimace dovete scrivere il suo nome sulla sabbia. Cosa? Per sconfiggere il Grimace dovete scrivere il suo nome sulla sabbia? Ok, Anto, lì, okay. Andiamo subito. Andiamo subito sulla sabbia. Diavoletti, se vogliamo sconfiggere il Grimace, dobbiamo scrivere il nome del Grimace sulla sabbia. Sulla sabbia, giusto? Ma il Grimace è qui! Oh no, Diavoletti si è avvicinato proprio alla riva. Guardate. Adesso non possiamo scrivere il suo nome sulla sabbia. Sarà molto più difficile, ma dobbiamo se vogliamo liberarci del Grimace. Ok, Diavoletti, dobbiamo nasconderci. Dobbiamo andare lentamente vicino alla riva e dobbiamo scrivere Grimace, il nome del Grimace. Esatto. Andiamo da questa parte, Anto. Il Grimace potrebbe essere qui dentro, non c'è nessuno? Questo è un nascondiglio, è una doccia segreta. Wow, qui il Grimace non ci vedrà, quindi restiamo qui per tutta la notte? E possiamo farci anche una doccia. Sì, certo. Guarda, perché uscire? Farci una doccia. Perché uscire da qui, Anto? Non c'è motivo. Guarda. Anto, smettila. Ok. Dobbiamo scrivere il nome del Grimace sulla riva. Ok. Oppure possiamo restare qui per tutta la notte? Vinci, no, non voglio restare tutta la notte sulla spiaggia. Dai, vieni. Diavoletti, via libera, guardate! Non c'è nessuna traccia del Grimace. Diavoletti, venite a vedere! Il Grimace adesso non c'è. Possiamo correre lì e scrivere il nome del Grimace velocemente, dai! Okay. Sì, ci siamo. Diavoletti, il Grimace non c'è. Guardate, il Grimace non c'è. Via libera. Ok, Diavoletti, adesso scriviamo. Dai, Anto, scrivi il nome. Ok, scriviamo il nome del Grimace per sconfiggere il Grimace. Oh, l'acqua si sta avvicinando. Ok. Adesso. Grimace. Ecco fatto. Grimace, ho scritto Grimace. Cosa? Cos'è questo suono? Abbiamo sconfitto il Grimace. Vinci, adesso possiamo andare al mare, possiamo fare un bagnetto. Tanto il Grimace non c'è più. Che c'è? Che c'è, Vinci? Dietro di te c'è un altro mostro, però. Cosa? Diavoletti, Vinci dice che dietro di noi c'è un altro mostro? Vinci, che c'è? Sta lanciando. Vinci, cosa fai? Va via. Cosa? Vinci. Guarda che c'è dietro di te. Diavoletti, io ho veramente molta paura. Ma io ho veramente molta paura di girarmi. Guarda subito. Diavoletti, mi giro fra 3, 2, 1. Secondo voi chi c'è lì? Cosa? Cosa? Diavoletti? Non capisco. Lì c'è Amanda. Anto, cosa c'è da capire? Diavoletti, conoscete questo personaggio? È Amanda l'avventuriera? Ok, adesso dobbiamo subito scoprire come sconfiggere Amanda. Diavoletti, ma perché c'è Amanda l'avventuriera su questa spiaggia? Diavoletti, ma perché ci sono tutti questi mostri oggi? Hai dimenticato Vinci, l'avviso? Ho un'idea, Diavoletti, io ho un'idea. Venite con me subito. Vinci, corri, corri. Dai, vieni. Ok, adesso scrivo il nome di Amanda sulla sabbia. Amanda. Ecco fatto, Amanda. Non ha funzionato, Amanda è ancora lì. Cosa? Io ho scritto il suo nome sulla sabbia. Forse non è questa la sfida per è liberarci di Amanda. Sì, è ancora lì. È ancora lì? Diavoletti, non funziona. Amanda si sta avvicinando, si sta avvicinando. Ok, Vinci. Vinci, dobbiamo scappare. Scappiamo in acqua? Andiamo in mezzo al mare, che dici? No, Anto, non è una buona idea. Diavoletti? Con la sabbia. Come? Cosa con la sabbia? Proprio con la sabbia, Anto, cosa ne pensi? Lanciamo tutta la sabbia ad Amanda! Vinci, no! Secondo me no, perché noi abbiamo tutte le mani sporche di sabbia. L'abbiamo già provato. E non funziona. Diavoletti, non funziona con la sabbia. No, i mostri non vanno via con la sabbia. Qual è la tua idea, Anto? Perché Amanda è proprio lì e ci sta continuando. Adesso, per sconfiggere Amanda dovete riuscire a trovare uno squalo. Ora. Se volete sconfiggere Amanda, dovete trovare uno squalo.
E dove troviamo uno squalo, Diavoletti? Qui, in questo mare, non ci sono gli squali. Come troviamo squali? Oh no, sarà molto difficile. Vinci, qui non c'è, Amanda, uno squalo. Amanda si sta arrabbiando, guarda! Amanda si sta proprio arrabbiando. Guarda, è gigante! Amanda, sì? Amanda adesso è ancora più grande. Vinci, aiuto! Dobbiamo allontanarci, guarda! Dai, ok. La sfida per sconfiggere Amanda è trovare uno squalo. Vinci, e gli squali non si trovano? Sulla spiaggia? No, non si trovano qui gli squali. Ma si trovano? Dove? Si trovano proprio nel mare. Ok, quindi non ci resta altro che andare a cercare in acqua? Sì, dobbiamo andare a cercare in acqua. Diavoletti, venite con noi. Ok, ci stiamo avventurando in acqua. Siamo alla ricerca di uno squalo, il che non sarà molto facile, ma... potrebbe essere molto pericoloso. Guarda, siamo in acqua. Sì, Diavoletti, siamo proprio in acqua. Ok, Yanto, ma non siamo venuti qui per divertirci. Ti ricordo che dobbiamo sconfiggere Amanda. E l'unico modo per farlo è trovare uno squalo. Eh sì, perché guarda, Amanda è proprio lì. Ma non può entrare in acqua. Guarda. Amanda. Non puoi entrare, Anto. Non puoi... Vinci, non schizzare l'acqua a me. Non è divertente, non prendere in giro Amanda. Potrebbe essere pericoloso. L'unica cosa che dobbiamo fare è trovare uno squalo. Trovare uno squalo? Non ci sono squali. Guarda, non ci sono squali. Beh, allora vorresti per caso passare 24 ore in acqua? No, Diavoletti, perché noi non possiamo più salire su quella spiaggia se non troviamo lo squalo, ti è chiaro? Sì, lo so, noi non possiamo andare su quella spiaggia perché c'è Amanda e Amanda potrebbe rapirci. Vinci, non guardare Amanda. Okay. È meglio non guardare Amanda, perché Amanda potrebbe entrare in acqua. Ok, quindi l'unico modo per liberarci di Amanda è lo squalo. Ok, Diavoletti, ma io non vedo. Squali. Ok, Diavoletti, aiutate con gli occhi. Vedete una pinna? No, non ci sono. Vinci, non ci sono pinne qui. Non ci sono pinne. Non piangere. Dai, troveremo lo squalo. Okay. Ne sono certo. Ok, Diavoletti, continuiamo a camminare. Forse lo squalo si trova più in là. Ok, Diavoletti, stiamo camminando in acqua. Stiamo proprio camminando in acqua, ma qui non c'è niente, guardate. Non c'è niente qui. C'è solo acqua. Non ci sono squali, guardate, non c'è niente. Ok, Yanto, mi è venuta un'idea. Quale? Dobbiamo immergere la telecamera sott'acqua. Cosa? È l'unico modo per vedere se qui nei dintorni c'è uno squalo, non credi? Non possiamo mica restare in questo modo. Ok, Diavoletti. Cosa ne pensi? Immergiamo la telecamera sott'acqua. Ho molta paura. Vinci, dai, dobbiamo immergere la telecamera sott'acqua, se no Amanda non va via. Oh, è l'unico modo per liberarci di Amanda, quindi okay. L'unica soluzione. Dai, Yanto. 3, 2, 1. Immergi! Immergiamo la telecamera sott'acqua. Adesso andiamo sott'acqua. Devi scappare. Vinci, Diavoletti, avete visto uno squalo lì sotto? Eh sì, c'era proprio uno squalo. Vinci, non c'è più Amanda. Eh sì, Amanda non c'è più. Guarda, Amanda era proprio su questa spiaggia. Ma adesso non c'è più. Amanda l'avventuriera non c'è più, guardate, Diavoletti. Amanda, dove sei? Sei sotto questa sabbia? Amanda non è sotto la sabbia. Vinci. Ci siamo liberati di Amanda una volta per tutte. Wow. Finalmente, quindi adesso possiamo rilassarci. Vinci, ma dobbiamo fare molta attenzione alle api, perché qui ci sono tantissime api. Sì, sono ancora qui le api. Quelle api sono su una foglia? Ma cosa stanno facendo quelle api su quella foglia? Vinci, dobbiamo scappare, perché queste api potrebbero pungerci. Eh sì, le api stanno continuando. Sì, stanno continuando a stare su questa spiaggia. Dobbiamo fare molta attenzione. Eh sì, non dobbiamo avvicinare le nostre dita, perché le api hanno un pungiglione gigante. Guardate, Diavoletti, sono proprio qui. Le api sono proprio qui. E possiamo rilassarci definitivamente. Vinci, non possiamo rilassarci. Perché? Perché lì c'è lo sceriffo di Gartenobenben. Oh.
Guardate, no. Diavoletti, lì c'è lo sceriffo di Garten Bebè. E non capisco perché ci sta fissando. Sceriffo? Perché ci stai fissando? Perché? Oh, no, Anto, questa non è la giornata che mi aspettavo. Corri. Non è la giornata che mi aspettavo. Io volevo rilassarmi sul mio lettino, ma cosa succede? Luigi, dai, corri. C'è lo sceriffo proprio lì, l'avete visto tutti. Oh, no. La nostra giornata, questa? Dobbiamo scappare dai mostri che appaiono su questa spiaggia? Luigi, dobbiamo nasconderci dallo sceriffo di Garten Bebè. Ho veramente molta paura. Cosa? Ci sono altre api. Diavoletti? Vinci si sta nascondendo. Vinci si sta proprio nascondendo. Cosa? Cosa fai con quell'acqua? Per difendermi dallo sceriffo? Se lo sceriffo si avvicina, io farò... Vinci, no! Mi stai bagnando! Scusami, tu non sei lo sceriffo. Mi hai bagnato tutta la maglia! Vinci, guarda, mi hai rovinato la maglia perché l'hai bagnata! Adesso si asciugherà in men che non si dica, Anto, Vinci, perché c'è... Vinci, lo sceriffo! Lo sceriffo! Si sta avvicinando? Guarda, lo sceriffo è proprio qui! Diavoletti, lo sceriffo ci ha visti! Ci ha visti! Nascondiamoci, lo sceriffo non deve avvicinarsi a noi! Ok, Vinci, cosa? Vinci! Per sconfiggere lo sceriffo dovete fare un castello di sabbia! Ora, per sconfiggere lo sceriffo dovete fare un castello di sabbia! Per sconfiggere lo sceriffo dovete fare un castello di sabbia. Diavoletti, dobbiamo fare un castello di sabbia? Io ho molta paura. Ma adesso dobbiamo fare un castello di sabbia per sconfiggere lo sceriffo? Quindi dobbiamo immediatamente... Dobbiamo fare un castello di sabbia, ma dobbiamo fare molta attenzione. Perché guardate, lo sceriffo non c'è. Eh sì, lo sceriffo non c'è, Vinci. Ok, quindi via libera. Vinci, ma lo sceriffo potrebbe essere anche qui sotto. Vedi lo sceriffo? No. Ok, andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. E attenzione allo sceriffo, perché potrebbe essere dietro di te. Eh sì, lo sceriffo potrebbe essere dietro di te. E lo sceriffo potrebbe essere anche dietro di me. No, non c'è nessuno. Ok, Vinci, allora dobbiamo sbrigarci. Se vogliamo sconfiggere lo sceriffo di Garten Bebè, dobbiamo prendere... Un secchiello. Un secchiello? E diavoletti! Dobbiamo prendere un secchiello. È proprio lì, guardate. Dai, Vinci, vai a prendere quel secchiello. Sbrigati! Ok, diavoletti, Vinci sta prendendo questo secchiello. Dai, Vinci, allora, corri! Facciamo un castello di sabbia. Vinci, non puoi farlo qui, devi farlo sulla riva. Con questa sabbia non funziona, sappiamo tutti che con questa sabbia non funziona. Eh sì, non si fanno i castelli di sabbia con la sabbia asciutta. Esatto, quindi dobbiamo andare... sulla riva. Ma il problema è che potrebbe esserci lo sceriffo adesso lì. Vinci, corri! Corri, lo sceriffo non c'è! Diavoletti, guardate! Sì, via libera! Lo sceriffo non c'è! Quindi dobbiamo sbrigarci, forza! Dai, dobbiamo sbrigarci! Sbrigati perché... Sì, sbrigati! Diavoletti, non c'è! Aiutami! Vinci, non posso aiutarti! Io sto vedendo lo sceriffo! Eh sì, sto vedendo se viene lo sceriffo, va bene? Controlla, tu controlla! Sì, io controllo. Un castello di sabbia super gigante. Ok, Vinci. Così sconfiggeremo lo sceriffo. Sì, Vinci sta facendo un castello di sabbia super gigante, guardate. Guardate, questo è... Oh, è molto pesante. Sì. Ed è anche super gigante. Lo sceriffo si sta avvicinando, sbrigati! Oh no, lo sceriffo è dietro di noi. Fai questo castello di sabbia. Fai questo castello di sabbia. Ok, siete pronti? Wow! Questo castello di sabbia è super bellissimo e lo sceriffo è andato via! Sì, evviva! Diavoletti, lo sceriffo è andato via! Vinci? Wow, Anto, ce l'abbiamo fatta! Anto, castello di sabbia! Oh sì! Ok, Anto, ma adesso ti rendi conto abbiamo sconfitto lo sceriffo, quindi possiamo rilassarci finalmente? Vinci, non lo so! Questa giornata sulla spiaggia è stata rovinata, ma guarda, qui c'è una pozzanghera d'acqua! Ma Vinci, adesso distruggo questo castello! No! Diavoletti, ma io sono molto triste perché la nostra giornata sulla spiaggia è stata rovinata da quei mostri. Ok, ma adesso voglio fare altri castelli di sabbia. Vinci, altri? Sì, mi piace molto fare i castelli di sabbia, Vinci, Anto, tu vai in acqua. Io resto qui a fare i castelli di sabbia. Ok, Vinci, adesso fai castelli di sabbia. Eh sì, Vinci sta continuando a fare castelli. Adesso non ci sono mostri, voi vedete un mostro? Ma mentre fai castelli di sabbia, fai molta attenzione alle api. Perché abbiamo visto tantissime api. Okay. Perché ci sono tante api su questa spiaggia. Ok, Anto. Ok? Ok? Vinci sta facendo castelli di sabbia, guardate. Wow!
Vinci, mentre fai castelli di sabbia, attenzione alle api perché camminano sulla sabbia. Sì, Anto, dai, me l'hai già detto due volte. Ok, diavoletti, io sono in acqua. Dai, Vinci, vieni con me. No, resto qui a fare castelli di sabbia, Anto. Dai, Vinci, che se vieni ti schizzo tantissima acqua. E questo è il motivo per cui non verrò mai. Ok, arrivo. Cosa? Stai venendo qui? E mentre tu vieni in acqua, io... No! Allora io esco dall'acqua. Cosa? Ma tu stavi per venire in acqua con me? Soltanto perché avevo già fatto un castello di sabbia. Uffa. Dai, Vinci, non litighiamo. Perché stiamo litigando? Vai via. Hai rotto il mio castello di sabbia. No. Quindi adesso ci siamo lasciati? Sì. Oh, Anto sta andando via molto triste. Ok, Anto, ti perdono. Torna qui. Cosa? Anto non vuole più tornare qui? Anto! Oh, è anche inciampato. Cosa? Ti ha tirato qualcosa? Un'ape mi stava attaccando. Ok, quindi siamo tornati insieme? Uh-huh. Ok, Vinci, ma fai molta attenzione alle api perché... Ci sono tantissime api qui, non lo so perché. Sì, Anto, tranquillo, io sto facendo i miei castelli di sabbia. Ma adesso... No! Oh, Vinci! È stato divertente, non credi? No. Ok, diavoletti. Okay, Anto, adesso possiamo rilassarci. I mostri non sono più qui. Vinci? Ma... Ci sono tante api. Eh sì, ci sono tantissime api. Ok, Anto, dobbiamo fare attenzione. Guarda, sono qui e sono lì. Sì, diavoletti, stanno volando proprio vicino il nostro lettino. E sai perché? Eh sì, perché stanno volando proprio qui? Forse perché siamo le uniche persone rimaste qui. Guarda. Diavoletti, le api si stanno avvicinando. Sì? Un'api ha toccato il mio piede. Cosa? Veramente, non sto mentendo. Un'api ha toccato il tuo piede? Era proprio qui sotto. Oh no, Anto, dobbiamo fare attenzione. Un'ape potrebbe pungermi. Diavoletti, potrebbe pungerci. Oh, non possiamo rilassarci, no. Io e Vinci non possiamo rilassarci su questi lettini. Perché sotto i nostri lettini ci sono tantissime api, non sappiamo il motivo. Guardate, ne sono tantissime, stanno volando e sono lì ferme. Eh sì, diavoletti, camminano anche sulla sabbia. Ma che carine, dai, Vinci. Ok, dai, Anto, io mi metto sul mio lettino. Che c'è? Okay, le api si stanno avvicinando anche a me. Vinci, Vinci, non è che ti pungono? Potrebbe succedere, quindi dobbiamo fare attenzione. Oh sì, dobbiamo fare molta attenzione perché io non voglio essere punto da un'ape. Non è che l'ape vuole pungerti? Dai, rilassiamoci. Non pensiamo alle api che sono proprio qui. No. Guardate. Le api sono proprio qui. Guardate, lì c'è un'ape. C'è proprio un'ape. Cosa sta facendo? Si vede proprio la faccia di quell'ape. E si vede il pungiglione. E sì. Non dobbiamo infastidire le api. Non si infastidiscono le api. Vinci sta bevendo. Uh-huh. Vinci, dobbiamo... Hai bisogno di un po' d'acqua? No, grazie. Ok, dobbiamo rilassarci perché le api non ci disturberanno. Ok, diavoletti, ci stiamo rilassando. Ci stiamo rilassando sul lettino. E dobbiamo fare molta attenzione. Le api... Perché si avvicinano? Uh-huh. Ok, ma mi scoccio. Ah, vado in acqua. Vinci, io mi scoccio di restare qui sul lettino. Che c'è? Che c'è? Un'ape, Anto. Un'ape? Sì, guarda, Anto, stanno aumentando. Le api stanno aumentando, non credi? Adesso ne sono 10? Eh sì, diavoletti. Le api ne sono troppe. Ne sono troppe. Qui ci sono tantissime api. Guardate, ci sono veramente troppe api. Ma cosa stanno facendo qui, Vinci? Diavoletti, ci sono troppe api, guardate. Ok, Vinci, quando cammini fai molta attenzione perché quelle api ne sono veramente troppe. Quindi fai molta attenzione quando cammini sulla sabbia. Diavoletti, non capiamo il motivo, ma perché ci sono tantissime api proprio vicino il nostro lettino? Ok, Anto, quindi io devo passare, ma devo fare molta attenzione. Dai, Vinci, passa, le api non ti faranno nulla. Sei proprio sicuro? Io ho molta paura. Vinci sta passando proprio vicino quell'ape.
Quell'ape, guardate, si sta avvicinando! Si sta avvicinando a Vinci! Quell'ape si sta avvicinando a Vinci! Eh? Quell'ape si sta avvicinando! Quell'ape si sta avvicinando proprio... Cosa? Vinci! Vinci! Vinci, che c'è? Un'ape! Vinci! Guarda, Anto, guarda quell'ape cosa ha fatto! Diavoletti! Cosa? Vinci! Oh, aspetta! Vinci! Oh no! Quell'ape ti ha punto proprio... ti ha punto vicino al piede? Sì, mi fa molto male. Diavoletti, guardate! Oh, no, mi fa davvero molto male, Anto! Non toccare! Un'ape ha punto Vinci? Oh, c'erano tantissime api lì, ma guarda! Guarda un'ape cosa ha fatto! Vinci, dobbiamo... Vinci, dobbiamo correre in ospedale. Eh sì? Adesso si gonfierà tutto. Adesso si gonfierà tutto. Eh sì, guardate, diavoletti. Un'ape ha proprio punto Vinci, guardate. Ok, Vinci? Adesso si gonfierà tutto il piede. Si gonfierà proprio tutto il piede. Mi dispiace molto, mi dispiace molto. Diavoletti, vi teniamo aggiornati. Vi teniamo aggiornati. Vinci, non piangere, non piangere. Dai, andiamo in ospedale.